L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che è avvenuto lo scorso 12 giugno a Singapore, è stato senza dubbio un incontro storico. Ma oltre a questo, i risultati che ne sono seguiti sono finora pressoché nulli. E questo era ampiamente prevedibile fin dall'inizio, semplicemente perché il summit è stato organizzato in maniera troppo frettolosa, così che i negoziatori non hanno avuto il tempo di trovare un terreno comune da cui partire per una trattativa proficua. Il nodo intorno a cui le due parti si sono incagliate e che hanno creato una situazione di stallo che prosegue tuttora è cosa si intende per denuclearizzazione. Gli Stati Uniti pretendono una denuclearizzazione totale, immediata e definitiva da parte della Corea del Nord. La Corea del Nord invece vuole procedere per fasi, per cui le due parti fanno concessioni uno alla volta in modo da arrivare poi a un risultato soddisfacente per entrambe. Questo è il nodo che sarà molto difficile sciogliere. Ci sarà un nuovo incontro probabilmente tra i due leader, non si sa ancora quando, ma non si vede come si possa uscire da questa impasse.